Eccoci qui con la nuova live. Solito messaggio al canale. E dunque direi che possiamo anche iniziare. La scorsa volta abbiamo visto alcune caratteristiche tecniche fondamentali per la comprensione del mondo del remote sensing multispettrale. Oggi andremo a conoscere, a fare un ulteriore, diciamo, passo in avanti della nostra conoscenza del mondo del remote sensing, andando a conoscere alcune piattaforme satellitari multispettrali, quali sono quelle che sono le bande più usate nel settore del remote sensing multispettrale, e vedremo alcune piattaforme da cui poter scaricare liberamente i dati di nostro interesse. Abbiamo detto un po' di tempo fa che con lo spettro elettromagnetico abbiamo la possibilità di rappresentare la radiazione elettromagnetica. Ora possiamo fare un attimino un focus su quelle che sono le bande multispettrali che sono maggiormente utilizzate nel telerilevamento multispettrale. Abbiamo ad esempio la banda del blu-verde, che è usata per lo studio, ad esempio, della limpidezza dell'acqua, poiché si riesce in questa banda a penetrare leggermente la superficie degli acquiferi, dei corpi idrici. Però una fascia che risente molto di quelli che sono i disturbi dell'atmosfera terrestre, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa. Un'altra banda multispettrale interessante è quella del verde. In questa banda, ad esempio, abbiamo il picco da parte della vegetazione, ed è il picco di riflettanza, ed è usato per valutare il vigore della vegetazione stessa. Anche questa banda però risente molto di quelli che sono i disturbi atmosferici. Il rosso è sicuramente una delle bande più interessanti che possiamo utilizzare, perché in questa banda possiamo andare ad esempio a diversificare la tipologia di vegetazione grazie al fatto che la clorofilla ha valori di assorbimento differenti in base a quello che è il tipo di specie vegetale che stiamo osservando. Questa banda, che rientra in quelle che sono le bande del visibili, che sono, come sappiamo, rosso, red, green e blu, questa banda è quella che risente meno di quello che è l'effetto del disturbo dell'atmosfera. Altra banda interessante è senza dubbio quella dell'infrarosso vicino, il near infrared, perché questa banda ci consente di fare davvero tantissime analisi. Ad esempio, possiamo andare a effettuare studi sulle biomasse, sulla quantità d'acqua nella vegetazione, quindi andare a verificare lo stress idrico della vegetazione. Può essere usata per andare a individuare quello che è il contenuto d'acqua all'interno dei suoli e, ad esempio, la banda adatta per separare l'acqua la neve dalle nuvole. E in campo geologico, ad esempio, è utilizzata per andare a identificare le tipologie di rocce affioranti, cioè quelle rocce che sono alla luce del sole, appunto, si dicono rocce affioranti. Un'altra fascia sicuramente in banda sicuramente interessante è quella dell'infrarosso lontano o termico. Perché è interessante? Perché è la banda ideale per studiare la temperatura al suolo, in quanto in questa banda possiamo leggere la radiazione emessa dalla superficie terrestre stessa. Queste sono solo alcune delle bande utilizzate nel remote sensing multispettrale, quelle più tipicamente utilizzate nel remote sensing multispettrale. Ora andremo a vedere quali sono i satelliti che vengono utilizzati. E parlare di satelliti mi fa venire in mente tutta quella che è l'epopea dell'esplorazione dello spazio, con i primi oggetti
messi in orbita tantissimi anni fa, ad esempio lo Sputnik 1 fu lanciato nel 1957. Ecco, a distanza di 70 anni, la tecnologia a bordo dei satelliti ha fatto davvero dei passi da gigante. La precisione dei sensori è molto aumentata, la miniaturizzazione si è spinta davvero tantissimo. E per fare, diciamo, una sorta di suddivisione bruta di quelli che sono i satelliti che possiamo utilizzare in questo settore, questi si possono suddividere in satelliti di tipo commerciale e satelliti di tipo non commerciale, quindi diciamo di pubblico accesso. Appunto perché i satelliti commerciali sono tipicamente dei satelliti che sono messi in orbita per scopi privati, quindi a fini commerciali. L'accesso ai dati è consentito solo a seguito del pagamento, insomma, dell'acquisto delle scene che vengono osservate, cioè le scene sono le istantanee, per così dire, dei satelliti effettuati appunto su un'area di nostro interesse, oppure vengono utilizzati per scopi militari. In più poi ci sono anche i satelliti commerciali, quelli che consentono di prelevare il dato una volta che è stato messo a disposizione su piattaforme specifiche. Di queste piattaforme commerciali abbiamo, diciamo, davvero una vastità. Possiamo vedere qui un piccolo sunto di quelle che possono essere tutte le piattaforme commerciali, ad esempio le Airbus Pléiad, le Airbus Spot, oppure le Maxar Geoeye. Airbus e Maxar sono delle società appunto impegnate da diversi anni nel settore dell'aerospazio. E questo, diciamo, è davvero un piccolo elenco non esaustivo, solo per citare alcune di queste piattaforme, ma la lista è davvero davvero lunga. Ho trovato un sito, secondo me, molto interessante, in cui è possibile vedere la vastità degli oggetti artificiali che orbitano intorno al nostro pianeta. Metterò poi il link al sito nella descrizione del video. Ad esempio, se andiamo su Parpos, possiamo vedere quelli che sono i satelliti per l'Earth Observation. Ne sono davvero tantissimi. Ci sono un po' di curiosità che possono essere, insomma, lette qui all'interno di questo sito. E in più è possibile fare anche delle ricerche. Ad esempio, se vogliamo andare a cercare, ecco, questa è una ricerca che ho fatto poco prima, i satelliti Sentinel, ad esempio il Sentinel 2B, possiamo andare a vedere un po' di informazioni legate a questi satelliti Sentinel, che sono quelli della costellazione, appunto, Sentinel del progetto Copernicus, di cui andremo a parlare a breve. E possiamo anche vedere dove sono in questo momento. Ad esempio, il Sentinel 2B in questo momento sta orbitando al largo del Madagascar, più o meno. E insomma, è davvero interessante. Vedo qui la data di lancio è sbagliata, però ci sono, diciamo, una serie di informazioni molto interessanti. Ad esempio, possono essere visti quelli che sono i debris, quindi tutti i rifiuti spaziali che purtroppo sono presenti in orbita, e anche questi purtroppo sono davvero davvero tantissimi. E nulla, volevo appunto farvi vedere questa piattaforma, e insomma torniamo a parlare di quello che è il discorso legato ai nostri satelliti. Devo riattivare le slide. Ecco, come dicevo appunto, poi il link al sito lo metto in descrizione del video. Per quanto riguarda le piattaforme non commerciali, quindi quelle che, come prima dicevo, mettono a disposizione liberamente il dato non appena è stato catturato, i progetti, diciamo, più famosi sono quello ESA Copernicus e il NASA QSGS Landsat. L'ESA Copernicus è il progetto europeo che ha consentito di mettere in orbita i satelliti Sentinel, che sono un insieme di satelliti che sfruttano davvero tantissime tecnologie di
remote sensing dal multispettrale al SAR, e i dati di questi satelliti sono liberamente scaricabili dal portale SHIAB di Copernicus, che andremo a vedere a breve. Un altro progetto, sempre appunto per quel che riguarda le piattaforme non commerciali, è sicuramente il progetto Landsat, quindi quello è un progetto americano della NASA dell'USGS. E il progetto Landsat in particolare ci offre attualmente la collezione di dati multispettrali più vasta che c'è in circolazione, poiché il Landsat 1 è stato messo in orbita nel lontano 1972, quindi insomma sono passati un po' di anni. E anche questo progetto ha la possibilità di poter scaricare, prelevare i dati da appunto Earth Explorer, che è appunto questa piattaforma di libero accesso. Piattaforme che andiamo adesso a vedere a breve. Ecco qui, ad esempio, è SHIAB, cui si può effettuare appunto una ricerca anche per area, si può selezionare un'area e si possono andare poi a inserire i criteri di ricerca e scegliere poi quelle che sono le missioni di nostro interesse per i dati. Vi conviene registrarvi, insomma, a seguito della registrazione è possibile poi scaricare i dati. Stessa cosa vale per Earth Explorer dell'USGS, ci si registra e si scaricano, si compila insomma il form in cui anche qui è possibile andare a inserire un po' di parametri, come giustamente la data, il periodo di nostro interesse per la ricerca. Se poi abbiamo competenze di sviluppo, ad esempio con Python, c'è questo progetto Microsoft, che è il Planetary Computer, che offre un catalogo molto molto vasto di dati satellitari in generale, ma anche multispettrali. E ad esempio, se prendiamo in considerazione i dati Sentinel-2, ci sono anche gli esempi di Jupyter Notebooks con cui si può capire come scaricare i dati di questo progetto. E insomma, questi sono delle risorse online gratuite che secondo me sono davvero molto interessanti, che tra l'altro io stesso utilizzo. Siamo arrivati alla fine di questa diretta e se non ci sono domande o curiosità, direi che possiamo chiuderla qui e vi rimando al prossimo video. Ciao, alla prossima!